Grazie e grazie anche agli organizzatori per l'invito a questo importante convegno. Io avevo partecipato a un precedente convegno della Fondazione FIEPO nel lontano 1997, i cui atti erano stati poi pubblicati nel 2000 a cura di Enzo Ferroni, e in quell'occasione mi ero occupato di Pietro Verri e Cesare Beccaria come funzionari asburgici. Oggi ho deciso di non replicare questo tema, anche perché ne dovrò parlare a Parigi la settimana ventura, e ho deciso invece di parlare dei rapporti tra Beccaria e i due Verri, Pietro e Alessandro, negli anni dell'Accademia dei Pugni e dei Delitti e delle Pene e del Caffè, grosso modo, tra il 1761 e il 67. Si tratta di fatti nella loro maggioranza già ben noti agli studiosi, mi è parso comunque non inutile ripercorrerli, anche con qualche particolare inedito, sulla scorta della sezione dedicata da Gianni Francioni ai rapporti Beccaria-Verri in questi anni, in quegli anni cruciali, nel volume primo delle opere di Pietro Verri, su cui ritornerò poi tra breve. La prima conoscenza tra Cesare e Pietro risaliva probabilmente agli anni di collegio, anche se il collegio dei nobili di Parma, Beccaria, giunse pare nel 1747, quando Verri, che era di 10 anni più anziano, era prossimo a terminare i suoi studi, il suo ritorno definitivo in famiglia avverrà nel 49. Non abbiamo nessuna prova di un'eventuale ripresa dei loro rapporti tra il 1757, quando anche Beccaria terminò gli studi a Parma, e il 1759, data della partenza di Verri per Vienna e poi per il quartier generale dell'esercito austriaco impegnato contro i prussiani nella guerra dei 7 anni. Nel frattempo, in quei 2 anni intermedi, il 13 settembre 1758 Cesare Beccaria aveva conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pavia, probabilmente senza mai o quasi mai averne frequentato le aule, come era possibile fare a quel tempo. Scriveva Pietro Moscati ancora nel 1769, la nostra maniera di addottorare, ridotta ai minimi termini, si restringe all'esame rigoroso della moneta deposta e a un complesso di pesanti formalità. Un altro evento importante per Beccaria e per la sua famiglia era stata la missione della famiglia Beccaria, appunto, al patriziato, con un decreto emanato dai 3 conservatori degli ordini il 24 dicembre 1759. E cade qui opportuno rilevare una differenza di rango all'interno della comune appartenenza delle due famiglie all'elite nobiliare milanese, tra i Verri, che erano ascritti al patriziato praticamente dalle sue origini, dalla sua formazione nel secolo XVI, ed era una famiglia che aveva tratto grande lustro dalla brillante carriera del padre di Pietro, il senatore e reggente Gabriele. E d'altro canto i Beccaria, che per tutto il secolo XVII avevano ricoperto cariche di tesorieri e procuratori al servizio del potere ecclesiastico e civico, e avevano alla fine centrato l'obiettivo dell'aggregazione al patriziato, abbiamo visto molto tardi, solo grazie agli sforzi e alle falsificazioni genealogiche, anche questo era consueto, dello zio di Cesare, il giureconsulto collegiato Nicola. Un divario che si rifletteva anche nella posizione economica, assai più solida nel caso della famiglia Verri, mentre in Beccaria, solo grazie alla cospicua dote portata dalla seconda moglie di
Cesare, Anna Barbò nel 1774, Anna Barbò si mostrerà inoltre un'abile amministratrice del patrimonio familiare, solo così riusciranno a liberarsi dai debiti accumulati dal padre marchese Cansaverio. Dopo le nozze contratte da Beccaria con Teresa Blasco senza il consenso del padre e la sua espulsione dalla casa paterna, fu Pietro ad architettare la scena madre, che racconta in quelle memorie citate prima da Dejean, ad architettare la scena madre che portò nell'estate 1761 al perdono dei genitori e alla riammissione dei due sposi, Teresa era incinta tra l'altro, in famiglia. E nel 1762 fu ancora Pietro, questo è stato detto, a spingere l'amico a scrivere le Esordine dei Rimedi delle Monete, il suo primo saggio, e a difenderlo poi insieme ad Alessandro nella polemica che seguì. Accanto al divario di età e ai fattori caratteriali, questi dati non furono probabilmente estranei alla natura fortemente asimmetrica del rapporto tra i due primogeniti, erano entrambi i primogeniti, Pietro e Cesare, all'inizio degli anni Sessanta. E spingendoci ancora più in là nel campo delle speculazioni, possiamo chiederci se il radicalismo ugualitario manifestato da Cesare in dei delitti e delle pene e non più percepibile in seguito nei suoi scritti, non abbia qualcosa a che vedere con la precarietà della sua situazione economica, oltre che con le umiliazioni subite durante e dopo la vicenda del contrastato matrimonio con Teresa Blasco. D'altronde anche nel caso di Pietro Verri, uomo di tutt'altra tempra e di ben maggiore vigore d'animo, come diceva lui, anche in questo caso la carica di ribellione contro la vecchia società e la vecchia cultura appare chiaramente legata alla sua insofferenza verso l'ambiente familiare, un ambiente familiare arido e greco. Per entrambi i primogeniti questo sentimento di rivolta passò attraverso un'intensa assimilazione delle idee dei lumi, prima di trasformarsi in un'infattiva battaglia per l'affermazione di un nuovo ordine politico e sociale. Nel caso di Verri furono la dura esperienza della guerra e poi quella del bel mondo viennese, la conoscenza di genti e paesi diversi e di personalità eccezionali, come quella dell'ufficiale gallese Henry Lloyd, le letture degli economisti e di Montesquieu, Messius, Vattel, a slancargli la mente e a fargli abbandonare i giovanili esercizi poetici e letterari a favore dei grandi problemi della politica e della società. Beccaria poi, sappiamo, che evocherà i tempi e i modi della propria conversione nella famosa lettera a Morlaix del 26 gennaio 1766, di cui ha già parlato Recuperati. All'elenco degli illuministi citati in quella lettera sono naturalmente da aggiungere, anche se non citati da Beccaria, Voltaire e Rousseau. Il primo come venerato e ammirato modello di scrittura filosofica, satirica e storica, il secondo come metro a vivere, non solo metro con sé, per il Verri ma soprattutto per Cesare Beccaria. È già stato detto anche come a partire dall'inverno 61-62 cominciasse a riunirsi in casa Verri, al pian terreno del nuovo palazzo acquistato dal genitore in Contrada del Monte a Milano, cominciasse a riunirsi una scelta compagnia di giovani, tutti nobili, che discutevano, leggevano, scrivevano, giocavano, cantavano e si diffonderà per definire questo cenacolo il nomignolo di Accademia dei Pugni a partire dall'estate 1763, perché si era sparsa la voce che Beccaria e Verri avessero risolto una questione appunto a cazzotto, ma questo nomignolo fu fatto proprio in un certo senso dai caffettisti, dai membri dell'Accademia, in un senso diverso, nel senso che i pugni dovevano darli all'esterno, alla vecchia
alla vecchia cultura. Pietro Verri era l'indiscusso leader del gruppo, era anche più anziano e sapeva di avere in questa battaglia che i giovani si proponevano per il rinnovamento della legislazione e del costume, di avere un potenziale alleato del governo asburgico. Da quando almeno a Vienna il nuovo Dipartimento d'Italia, creato nel 1757, era stato aggregato alla Cancelleria di Corte e Stato, ovvero sia il Ministero degli Esteri, di cui era responsabile il Wenzelanton von Kaunitz-Rittberg. E soprattutto dopo che alla testa di quest'organo, il Dipartimento d'Italia, era stato posto alla fine del 1761 l'abate veneziano Luigi Giusti, che era stato già segretario di Pallavicini a Milano ed era un uomo notoriamente ostile all'oligarchia patrizia. Dopo il suo ritorno da Vienna, Pietro Verri aveva moltiplicato gli attacchi contro il tradizionale ordine economico, politico e sociale, prima con la redazione di una ponderosa opera storica, Le considerazioni sul commercio dello Stato di Milano, 1761-63, poi con Le meditazioni sulla felicità, 1763, e con numerosi scritti di carattere satirico, tra cui due nuovi almanacchi e l'orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese e la cronaca di Cola degli Piccilli. E non si era lasciato scoraggiare, anche questo è stato detto, dal scarso ascolto che le aveva prestato il plenipotenziale austriaco Carlo di Firmin, che vedeva pur sempre in lui un rampollo del patriziato milanese, questa era anche una ragione della diffidenza. Era inevitabile che sulla scia di questa esperienza si pensasse all'interno del gruppo che si radunava in Casa Verri al lancio di una rivista che ne rappresentasse le idee e gli orientamenti e affiancheggiasse l'azione ormai avviata dal governo asburgico per la modernizzazione del paese, pur evitando di inoltrarsi sul terreno minato delle questioni politiche e religiose. Si trova un chiaro preannunzio del caffè già in uno di questi almanacchi, il Gran Zavastro per l'anno bisestile 1764, non sto a fare la citazione, e le ricerche di Gianni Francioni per la splendida edizione del caffè, da lui stesso curata insieme con Sergio Romagnoli, hanno dimostrato che fin dall'inizio dell'anno 64 non solo era definito il progetto del periodico, i cui fogli cominciano poi ad apparire con periodicità decadale dal giugno 64, ma si andavano anche raccogliendo i testi e gli abbozzi di parecchi articoli che costituiscono quello che Francioni ha chiamato il portafoglio del caffè. La redazione coincideva in sostanza con il gruppo dei componenti, l'Accademia dei Pugni, non sto a ricordarne tutti i nomi, oltre ai Baccarini, Verri, Albertenghi, Biffi, Longo e altri. E strano mi sembra che nel fiorire di iniziative per la celebrazione del 250° anniversario dei delitti e delle pene, se ne è parlato, i convegni, molte città e così via, ci si sia quasi totalmente dimenticati che un mese prima della Princeps, dell'immortale libretto di Beccaria, cominciava a uscire anche il caffè. Questo è anche questo un 250° anniversario che è passato del tutto inosservato. E a questa dimenticanza ho cercato come potevo di porre rimedio organizzando una sezione monografica che è uscita in questi giorni nell'annale 2014 dell'Archivio Storico Lombardo, in cui tra gli altri figura un bel saggio, tra gli altri contributi, un bel saggio di Gianmarco Gasperi sull'influenza dello Spectator di Edison e Steele, il genere del giornalismo britannico, sul caffè, un'influenza più ampia e profonda di quanto non si sapesse. E è già stata segnalata l'uscita del volume terzo dell'edizione nazionale di Cesare Beccaria, quel volume sugli scritti economici che anch'io non ho ancora visto, ma a questa seguirà nel giro di un paio di mesi anche l'ultimo volume ancora mancante dell'edizione nazionale delle opere di Pietro Verri,
cioè il primo volume è curato da Gianni Francioni, che contiene gli scritti giovanili, gli scritti letterari, satirici e filosofici e satirici. Anche questo mi sembra un modo non inutile di celebrare la ricorrenza. Ma veniamo ai delitti e delle pene e al ruolo che ebbero i fratelli Verri nella genesi e nella fortuna dell'opera. Molto è già stato detto, quindi cercherò di andare veloce. Per quello che riguarda la genesi, direi che dopo le ricerche di Luigi Firpo e di Gianni Francioni, e soprattutto dopo il ritrovamento dell'autografo della prima redazione, non hanno più ragione di sussistere i dubbi più volte affacciati in passato circa la vera paternità del libretto, che d'altronde non è mai stata seriamente contestata né da Pietro né da Alessandro Verri. Ecco, Pietro è vero che nella pseudo, in una delle lettere comprese nelle memorie sincere già citate, datata 1 novembre 1765 ma scritta con ogni verisimiglianza dopo la rottura con Beccaria, Pietro Verri qui fa un'affermazione iniziale molto netta: il libro è del marchese Beccaria, ma poi si adopera come a sminuire questo riconoscimento scrivendo: l'argomento gliel'ho dato io e la maggior parte dei pensieri è il risultato delle conversazioni che giornalmente si tenevano fra Beccaria, Alessandro, Lambertenghi e me. E aggiunge che prima di accingersi all'opera Beccaria nulla sapeva dei nostri metodi criminali. Alessandro, che fu il protettore dei carcerati, gli promise assistenza. Si può presumere qui una volontà di sottolineare il debito di Beccaria nei confronti degli amici, ma di questo debito non mancano poi le prove. Pierre Musitelli, autore di un'importante tesi su Alessandro Verri, che è in corso di stampa presso l'École Française di Roma, ha dimostrato che nelle consulte e nelle suppliche stese da Alessandro nella sua veste di protettore dei carcerati, a partire dal 1763, vi sono significative anticipazioni di argomentazioni beccariane, tanto più quando queste argomentazioni compaiono non nella prima edizione, ma nelle successive del delitto delle pene. Questo è il caso, ad esempio, del capitolo 34, intitolato Dei debitori, che subisce una completa rielaborazione nel passaggio dalla prima all'edizione successiva. Nella prima edizione Beccaria ammetteva che, cito, il fallito innocente deve essere custodito come impegno dei suoi debiti. Ho adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Mentre nelle successive edizioni prevedeva, per chi si trovasse in tale situazione, non la privazione della libertà, ma l'obbligo di destinare i frutti del proprio lavoro alla soddisfazione dei creditori, oltre che al proprio mantenimento. E affermava in una nota di vergognarsi di quanto aveva scritto in precedenza, la tesi che sosteneva ora Beccaria la si trova pari pari in una supplica di Alessandro al Duca di Modena a favore di un debitore insolvente detenuto nelle carceri milanesi. Ma anche proposizioni di carattere più generale, come quella che riguarda la funzione deterrente delle pene, trovano una significativa corrispondenza in queste scritture inedite di Alessandro Verri, che è custodite all'Archivio Verri a Milano, che scrive nella difesa di un altro reo. Scrive Alessandro Verri: in vero non si puniscono i falli perché commessi, ma perché non se ne commettano in avvenire, poscia che quel che è fatto né proibire si può né distruggere. Cambiando le parole, è lo stesso concetto che esprime anche Beccaria. Ora, non è meccanico, diciamo così, non è detto che poiché Beccaria scrive dopo, ha copiato, però è presumibile una influenza. Ecco, esagerato è fuorviante, poi
ammassato che ebbe il materiale, io lo scrissi e si diede un ordine e si formò un libro, dove questo gioco anche tra io e sì vuole lasciare intendere, insomma, che, come diceva, come aveva detto uno dei critici tardo settecenteschi, quel che c'è di buono non è suo, di Beccaria, e quel che è suo non è buono. Questo era un po' quello che voleva dire di Truverio. E poi, naturalmente, fuori discussione il ruolo di revisore e di editor esercitato da Pietro Verri nei confronti del testo, un'opera che, come scrive Francioni, ne avviò la trasformazione da pamphlet a trattato. Un intervento che comprende la divisione del testo in paragrafi e l'aggiunta o la correzione di interi passi, per esempio, opinione di Francioni, l'intera, quasi l'intera prefazione a chi legge è opera in realtà di Pietro Verri. Dopo l'immediato travolgente successo del libretto, furono ancora i due Verri a impegnarsi nelle confutazioni delle critiche di cui esso fu oggetto, principalmente da parte dei due frati. Uno è già stato ricordato da Recuperati, il vallombrosano Ferdinando Facchinei, una bizzarra e contraddittoria figura su cui hanno fatto molta luce prima gli studi di Venturi di Torcellano e più di recente quelli di Paolo Preto, Girolamo Imbruglia e Michele Simonetto. Queste note osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene, che Facchinei pubblicò anonime all'inizio del 65, gettarono nella più grande costernazione Beccaria, che lo credette commissionato dal governo veneziano, dal quale, come sappiamo, la sua opera era stata proibita l'agosto precedente. Mentre egli sospirava e piangeva, come ricorderà polemicamente Alessandro in una lettera a Pietro, Pietro invece prese in mano la penna e nello spazio di 6 giorni, con l'aiuto del fratello, stese una risposta che venne stampata a Lugano alla fine di gennaio 65 e diffusa in febbraio, in tempo per essere inclusa nella nuova edizione dei delitti e delle pene che lo stampatore livornese Aubert aveva sotto il torchio. Ecco, qui salto tutto quello che riguarda le accuse di Facchinei e le giustificazioni del Verri, che, come è stato detto da Recuperati, volutamente si tengono su un tono molto guardingo e difensivo, per lo più limitandosi a negare che le proposizioni messe sotto accusa da Facchinei si trovassero effettivamente, oppure dandone un senso diverso. Due parole sull'altro attacco che venne a Beccaria, l'autore dei delitti e delle pene, dal mondo del clero regolare. Questa volta si tratta del padre Pietro Camillo Almici, che sotto lo pseudonimo anagrammato di Callima Colini aveva pubblicato nella nuova raccolta d'opuscoli di scientifici e filosofici diretta da Angelo Palogera delle osservazioni critiche sul libro dei delitti e delle pene. Anche su questa polemica, come sull'altra con Facchinei, esiste un accurato studio di Giampaolo Massetto, non ancora pubblicato questo, che contiene molte notizie sull'Amici, Almici, fratello di un altro Almici, traduttore del De Iure Natura e Gentium di Pufendorf, e invece questo frate era autore già di riflessioni critiche sul famoso libro De Statu Ecclesiae di Giustino Febronio, in cui si esprimono anche le sue tendenze giansenistiche. Comunque, a giudizio di Pietro Verri, che risponde anche all'Amici, questa volta non per le stampe, ma con un manoscritto che è rimasto inedito fino ad oggi e che invece troverà posto nel volume primo che sta per uscire degli scritti di Pietro Verri curato da Francioni, e Pietro Verri giudica così: questo teologo è presso poco sul taglio del Facchinei, se non
che mostra un'apparente umanità e decenza, ma la logica è del pari. E nel rispondere usa toni anche a questo, come con Facchinelli usa toni molto duri. L'ultimo servizio reso da Pietro Veri alla fama di Beccaria fu, come ben noto, l'organizzazione e anche il parziale finanziamento del viaggio di Beccaria insieme al fratello di Veri Alessandro a Parigi nell'ottobre 1767. Noto l'esito, possiamo dire disastroso, di questo viaggio, sia dovuto sia al precipitoso ritorno di Beccaria a Milano, incapace di vincere la nostalgia della moglie e dell'ambiente familiare, sia anche per lo scarso riguardo che Beccaria aveva mostrato a Parigi per l'amor proprio dei due Veri, giungendo fino a lasciar correre l'attribuzione a lui stesso, a Beccaria, della redazione della risposta a Facchinelli. La rottura che ne seguì fu aggravata per Pietro Verri dal permanente allontanamento di Alessandro, che lì dentro in Italia si recò a Roma e là si fermò per la relazione con una gentildonna sposata. Nella loro corrispondenza i due fratelli continuarono per anni a sfogare l'astio concepito contro Beccaria, definito variamente feroce, ridicolo, impostorissimo, avvilito nelle disgrazie, ingrato nella prosperità, pazzo di vanità, impertinente come un musico, brutale, bestia, un vile immerso nella putredine, un fangoso insetto, un perfidissimo buffone e perfino un Caligola. Entrambi i fratelli, va detto, pensarono a un certo punto di rivolgere le loro critiche non solo alla persona di Beccaria, ma anche alla sua opera, cui pure loro stessi avevano collaborato. Le accuse principali erano di scarsissima precisione nelle idee e di plagio di autori come Montesquieu e Lucius Rousseau. Per due volte, va detto, il 17 marzo 67 e il 26 maggio 70, Pietro dissuase il fratello dal proposito di pubblicare un pamphlet diretto contro dei delitti e delle pene, dichiarando di non voler dare, cito, lo scandalo di adoperare la penna per passioncelle private. Tuttavia, abbiamo proprio di Pietro, conservata nell'archivio Verri, una sorta di recensione autografa, interrotta, lasciata a metà, scritta in francese e intitolata Examen du livre des délits et des peines. Gennaro Barbarisi, che per primo ha pubblicato il testo in appendice alla sua edizione delle osservazioni sulla tortura, ha rilevato la scorrettezza polemica di partenza per la quale egli, Pietro, assume come proprio riferimento la traduzione libera e tutt'altro che impersonale di André Morellet. Siccome questa recensione è scritta in francese, ha usato la traduzione francese di Morellet. All'inizio Verri dichiara di non volere ravaler les mérites d'un ouvrage qui a mérité les suffrages les plus flatteurs, e dice di volersi tenere lontano dalle personalité odieuse enfantée par une petite jalousie. Ma poi, già nel primo capoverso, dice che Beccaria in fondo plede la causa del criminale. Il suo intento di demolitore si scopre subito nella discussione iniziale delle definizioni date da Beccaria dei termini come giustizia, diritto, obbligazione, leggi. Al di là però di questo atteggiamento polemico traspare un dissenso reale. Per esempio, là dove Verri nega che si possa intendere la giustizia come il vincolo necessario per tenere uniti gli interessi particolari, come aveva scritto Beccaria. Dato che tu les animaux réunis en société ne sont liés que par leurs besoins, c'est-à-dire par leur faiblesse. O là dove respinge la visione beccariana di un patto sociale,
stretto da uomini che Beccaria stesso descrive come indipendenti ed isolati. Nel capitolo sulla pena di morte, Verri trova une suite de propositions hasardées en temps d'assurance sanguine e non ammette, quanto ai suoi effetti deterrenti, che Beccaria aveva giudicato, come sappiamo, inferiori a quello dei lavori forzati, ma Verri non ammette che le impressioni violente sorprendono gli animi ma non per lungo tempo. La verità è che la soppressione totale della pena di morte probabilmente non la trovava d'accordo. Nelle considerazioni sul commercio dello Stato di Milano aveva invocato la pena di morte Pietro Verri per i falliti dolosi, per esempio. Ugualmente ha da ridire sul famoso inciso che definisce la proprietà un terribile e forse non necessario diritto. Ricordiamo che il non è stato aggiunto da Beccaria nell'edizione, nella prima edizione, parlava di un terribile e forse necessario diritto. Verri commenta così: un beau-faire de Romain, mais la société ne subsiste que par l'action des membres qui la composent. Et l'homme n'agit que par amour propre. C'est là le premier droit de propriété attaché à notre organisation. L'homme regarde comme un bien appartenant à lui son bonheur. Et tout seul qui peut contribuer à son bonheur. Ecco, c'è questa insistenza sul bisogno. Solo il bisogno può trarre l'uomo dall'inazione. E non vi è che il bisogno, traduco dal francese, di mangiare che possa fare sopportare il lavoro dell'agricoltura. E non può avere questo bisogno senza il diritto di proprietà. Non ho qui il tempo di fare altri esempi, sarebbe interessante citare ciò che scrive Verri per delle pene per i falliti dolosi o per i reati di difficile prova o dello spirito di famiglia, un capitolo in cui Pietro Verri era già pesantemente intervenuto in sede di stesura. Ma dall'insieme delle sue osservazioni emerge un chiaro contrasto, al di là della polemica, insomma, personale, tra due visioni diverse della società. Una ugualitaria e rousseauiana, quella di Beccaria, l'altra tesa verso la prosperità e la felicità per il maggior numero, quella di Verri. Dobbiamo senza dubbio rallegrarci che queste critiche di Pietro Verri siano rimaste nel cassetto, non abbiano visto la luce fino ai nostri giorni, ma secondo me meritano di essere prese in considerazione non tanto in rapporto al giudizio da dare sull'opera di Beccaria, che diciamo è fuori discussione, quanto per una più completa ricostruzione proprio delle idee politiche, economiche e sociali di Pietro Verri. Qui mi fermo e mi scuso se ho...